proprio quando non riprendevo, abbiamo finalmente avuto il Magic Fire da questo amplificatore. Vediamo se scoppia ancora, dato che tira fuori 40 volt sulle casse. Perché non scoppi più? Scoppia, bastardo! Esplodi, maledetto, esplodi! 39 volt sulle casse, prima erano 20. L'ho acceso, collegato alle casse, e faceva un rumore sordo di dolore, e quindi per evitare di bruciare le casse ovviamente ho spento immediatamente. E mi trovo l'orrore. Ecco, vedete, altro fumo. Io lo voglio fare bruciare. Lo accendo e lo spengo. Brucia, brucia. Va bene così. Adesso vediamo cosa succede. Perché c'è fumo, il che è bene. Ecco, 24 volte ancora, 22, e il fumo nasce, vedete, nasce, e questo è bene, questo è un bene, finalmente. Ed è calato, la tensione sulle casse è calata, quindi abbiamo ottenuto un risultato, l'abbiamo reso sicuro. E attenzione, si è pure spento. Evviva! Evviva! Purtroppo non ho il tempo per la riparazione e per fare un video, quindi questo sarà semplicemente un'analisi, un guardare questa scheda. Questo è un primo modello di questo amplificatore. La costruzione è pulita, a parte questo diodo adattato in modo veramente atroce. Atroce, questa cosa è atroce, però ha funzionato. Qui si tratta di staccare questi cavetti e poi c'è da svitare un olocausto di cose qui davanti e togliere questa fottuta scheda e quindi poi dissaldare i transistor. Sono poi montati qui, c'è questa enorme aletta di raffreddamento. E tutto sommato è un bel amplificatore, molto silenzioso, molto. E quindi l'estetica è orripilante, cioè è veramente orripilante, è orrendo. E la costruzione un po', insomma, lascia un po' a desiderare. Quando si infila il cavetto di alimentazione qui, questa cosa si piega, e vabbè. Però a quanto pare sembra essere un buon amplificatore, e soprattutto ha tanti ingressi e tante uscite. Cosa che mi serviva, e quindi così. Presa di corrente col fusibile. Ok. Costruito in Inghilterra. Ne prendo atto. Questi due sono ok, quindi questo è scoppiato, ma guarda un po'. Mi chiedo se sia scoppiato perché c'è qualche altro tipo di problema o semplicemente perché... Di che marca è questo condensatore? Vediamo. Marca pressoché sconosciuta. Nover o qualcosa di simile. Vediamo se riusciamo a leggere il valore, se è uguale agli altri. Ovviamente non è scritto qua, ma è scritto dall'altro lato.
sembrerebbe un 100 microfarad e 63 volt. Questo è un altro 22, quindi questi due sono uguali. Questo sarà uguale, 163 163, però lui scoppiò e questo no. Forse lui scoppiò perché sono partiti questi. Ma comunque io mi sa che li cambierò tutti. Qua è tutto a posto, visivamente è tutto a posto. Mi preoccupa questo integrato, da cui i bastardi hanno cancellato la sigla. Sembrerebbe un controller per questo switch di ingressi qua. Però non sono mai riuscito a leggere la sigla come si deve, o forse sì. E non si legge. Secondo voi che cos'è? B88A9385? B88A9385. Chi lo sa se 93 è il date code? B88AA. Chi lo sa? Non lo sapremo mai. Va bene, seconda parte del video, spero di riuscire a ripararlo, non so quando questo accadrà perché passerà molto tempo. Ragioniamo un attimo su questo integrato, la cui sigla è stata cancellata, non si legge niente. E allora ho fatto delle ricerche con Google. Non si trova quasi niente su questo amplificatore, non ci sono schemi, ci sono tutti gli schemi dei Lexon storici, ma non di questo, né del Lexon Stereo, che è la versione a 30 watt, diciamo, per canale, né di questo, che è lo Stereo Plus, che arriva a circa 80 watt per canale, se non ricordo male. E quindi niente, ho usato Google, ho cercato un po', e ho trovato la prima informazione di Google che ho trovato è stato questo sito di Paul Campbell, che si trova su angelfire.com/sd/paulcampbell/sounds/index.html. insomma, questo tizio ha scritto una serie di articoli molto interessati su diversi amplificatori, su diversi schemi, circuiti, qua power supply, protezione amplificatore, layout, ventole, come si dice, dissipatori, operazioni a batteria, soft start, feedback, pick up del suono. C'è un sacco di roba interessante. Io qua ho trovato questo link IC e modules, e quindi ho detto, beh, quello c'è, quello è un integrato, vediamo un po'. E ho trovato questo link. Questo link, qua siamo alla fine, andiamo sopra. Questo link, che sono un cretino e non lo sto trovando più, questo fottuto link parla di amplificatori. Vediamo se trovo, ma mi sa che mi sono perso lo schema. No, il link forse è questo. Sì, è questo. Setting up an audio amplifier. E qui parla di un tipo di design molto utilizzato, dice, e dice, prima di considerare bla 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 la costruzione, qui sotto, e qua c'è un esempio, qui sotto in un Lexon Stereo, un'applicazione del TDA7250 Dual Audio Driver IC. Quindi io ho detto, stai a vedere che si tratta di questo integrato. TDA7250, qua ci sono i tip 141 e 146, qui parla di questi condensatori che sono stati sostituiti, insomma qua è stato rimaneggiato, e poi fa degli esempi di utilizzo, di testing su questo tipo di amplificatori fatti in questo modo. Praticamente lui dice, c'è questo integrato che è un driver per questo tipo di transistor Darlington,
ed è molto utilizzato ed è il TDA 7250, al che mi sono detto ok, andiamo a cercare il TDA 7250, vediamo che cosa dice e vediamo soprattutto se esiste un datasheet. Ora io il datasheet ce l'avevo qua, eccolo qua, TDA 7250 della ST, e in effetti quello nella nostra foto, ora se riesco a recuperare la foto, insomma quello della nostra foto è un ST. L'unica cosa che mi ricordo, ecco, io adesso non trovo più la foto e quindi, perché sono un cretino, eccolo qua, no, questi sono i transistor, quindi dov'è la foto? Ah, la foto l'ho messa di qua, eccola, io qua vedo ST, poi qua vedo delle scritte cancellate e qua probabilmente ce n'era un'altra, e quindi mi sono detto ok, andiamo a vedere il TDA 7250 cos'è. Soprattutto è un driver per 60 watt hi-fi, dice, ma lui non è che tira fuori 60 watt, lui li tira fuori tramite appunto due transistor che pilotano poi l'altoparlante in uscita, quindi lui è solo il driver. Qua c'è l'ingresso stereo, alimentazione duale, meno VS e più VS, un pugno di componenti. Qui dice che è obsoleto, un prodotto obsoleto, va bene, sti cazzi, e qua c'è l'abitinatura. E sono 10 e 10, 20 pin, e in effetti io qua, ancora sbaglio la pagina, io qua ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 10. Quindi ci sta che questo qua sopra poteva aver scritto TDA 7250, e poi questo è un date code e questo non si sa cos'è. Ma andiamo a vedere cosa trovo io in giro. Però adesso dovete fare una cosa, dovete mettere in pausa e dovete mettere un like a questo video. Perché? Perché sì, perché c'è scritto qui, vedete? Ancora questo non c'entra, questo non c'entra un cacchio. Cosa ho trovato? Io sono andato a cercarlo il TDA 7250 ed eccolo qua. E mi sa che corrisponde, perché io ho una scritta cancellata sopra, poi ho qualcosa che si legge qui e qualcosa che si legge qui. Qui dice Malesia. Vediamo la foto più meglio. La foto più meglio è questa, qua si vede chiaramente. Invece nella mia non vedo niente. Vediamo di ingrandire. No, non è questo il tasto. Ecco qua. Ecco qua. Io qua sotto leggo Singapore, quindi questa è la produzione Singapore. Poi questa non è la sigla che ho cercato sempre di leggere, questo è un date code, un numero di serie secondo me. Quindi qua a mio avviso c'era scritto TDA 7250 e questo lo possiamo andare a vedere. Questo è un frame tratto dal video, secondo me lo possiamo andare a vedere dalle foto che ho qui sul coso, eccolo qua. Qua forse si intravede qualche cosa, però qua si legge meglio Singa, questa è una P-O-R-E e qua si vede chiaro, questa è sicuramente una S, questa può essere una I, questa è una A, una P, quindi qua è Singapore. TDA 7250 probabilmente era scritto qua sopra, è stato cancellato perché sono degli stronzi colossali, non c'è altro da aggiungere, sono stronzi per aver fatto una cosa del genere. Qui è un'altra foto dove qua si legge un 88 che potrebbe essere la data di produzione di questo integrato e poi una serie di sigle, e qua c'era sicuramente scritto TDA 7250. Poi qua ci sono i finali, ma ci arriviamo dopo. Quindi io sono quasi sicuro di avere trovato l'integrato, cioè l'integrato è questo. Questo mi aiuta perché in base a questo schema io posso andare a capire cos'è successo nell'amplificatore. E questa è una cosa, eliminiamo queste troiate. TDA 7250, fatto. E questo è una serie poi di schemi che questo sito meraviglioso mi dà, ma qua non parlo del TDA 7250, almeno credo, o sì. Ah, qua
Dual audio drivers da drive output based directly like TDA750 possono considerabilmente ridurre il conto dei componenti di uno stereo bridge configured PA. Vabbè, insomma, questo è il sistema che ho usato. Questi erano utilizzati nei Lexon Stereo e quindi ci siamo, perché il Lexon Stereo Plus praticamente è un Lexon Stereo più potente. Quindi questo mi dà la conferma che è un TDA7250, secondo me. Anche nei Quattra, altro tipo di amplificatori della Lexon. Quindi TDA7250, ci siamo. Trovato, bingo. Quindi andate a cercarvi questo Paul Campbell, perché a parte questa paginetta dove spiega cose, ne ha tante altre molto interessanti. Alla fine si va qui, si va su Index, e su Index c'è veramente un sacco di cose belle. C'è roba su amplificatori audiofili, poi c'è roba generica di teoria, diciamo, pratici, aspetti pratici tipo alimentazioni e cose del genere. Vediamo power supplies, ecco, spiega cose, è uno che spiega le cose e a mio parere lo fa molto bene. Ci sono degli spiegoni molto lunghi, come potete vedere, con bei disegnini anche molto divertenti come questi oggetti. Quindi andate a cercare questo Paul Campbell. Va bene, detto questo, che cosa mi sono andato a cercare io? Mi sono andato a cercare quali sono i finali, perché li devo comprare, perché due sicuramente sono bruciati. E quindi ho trovato le foto. Io pensavo fosse il TIP 141 e io mi ero tirato il... Adesso ovviamente l'ho cancellato. Mi ero tirato il datasheet dei TIP, eccolo qua, questi sono i datasheet, e me li dà tutti insieme, TIP 140, 141, 142 NPN, e poi i complementari sono 145, 146 e 147. Io pensavo avessi 141, 145, perché pensavo all'Lexon Stereo, invece ho i 142, come si vede dalla foto, e 147, che sono qua. 142 e 147, 142 e 147. Bene, perché? Perché me li sono trovati subito, immediatamente, su eBay. Li ho cercati ed eccoli qua. 6,90 euro la coppia, 7 euro la coppia, sì, si può fare, ne compro un... 3 o 4, me li tengo da parte perché? Perché è già la seconda volta che questo stronzo di amplificatore mi si brucia, è già la seconda volta. Infatti queste foto che sono qua, queste foto le ho fatte perché questo stronzo mi si è già bruciato una volta, ho dovuto cambiare i finali. In realtà, cioè, non mi si è bruciato. Quando l'ho comprato era già bruciato. E quindi ho dovuto prendere i finali e ho detto, vabbè, cambi i finali, vediamo come va, e è andata bene. Però mi sono detto, ma perché è bruciato di nuovo? Ora, è scoppiato questo condensatore. Io nei prossimi giorni, appena posso, guarderò questo schema e cercherò, in base agli schemi del TDA... che ho appena perso, cercherò di capire come è fatto sto cazzo di schema, oppure semplicemente cambierò i condensatori e vaffanculo, perché non c'è molto da bruciarsi qua, le resistenze sono intatte, i diodi si possono misurare, gli unici sono i condensatori che possono degradarsi, oppure è stronzo l'amplificatore, perché io qua leggo una review del Lexon Stereo e dice: a cautionary tale, la storia di un amplificatore che è un buon acquisto, si rivela un buon acquisto, ma scoppia all'ultimo ostacolo. Non è scoppia, è blew it, è un modo di dire, insomma, si perde all'ultimo ostacolo.
Quindi c'è inso all'interno i controlli del volume ALP sigillati, alta qualità, amplificatori operazionali che io non ho trovato nello schema, adesso non ho guardato bene. Tip, ecco, qui parla di tip 141-146, questo mi ha sviato perché in realtà sono i 142-147. Volevo vedere se trovo gli operazionali qua, ma io operazionali su questa schedona io non ne ho visti. Forse gli operazionali li monta il Lexon Stereo, e il Lexon Stereo Plus invece monta questo cippone che pilota direttamente i finali, però i finali di questo sono, non sono i 141-146, ma sono i 142-147, che da datasheet vedo che mi supportano 80 volt DC minimo, no, 100 volt mi supportano, e il ratings è questo qua, 142-57, 100 volt DC, l'amperaggio è sempre lo stesso, gli ampere sono sempre gli stessi, i watt dissipati sono sempre gli stessi, diciamo è un po' più robusto riguardo a collettore emettitore e collettore base, quindi boh, magari, bah, comunque sono quelli che monta, e quindi sti cazzi. Qui c'è la configurazione interna, e vabbè. Il fatto è, tornando qua, che lui dice che dice è molto bello che usi questi transistor Darlington nell'amplificatore di potenza come utilizzati in quest'altro amplificatore che non vedremo perché non ce ne frega niente, forse ce l'ho qua, no, comunque è un amplificatore simile, ma sì, dai, apriamo. Anche questo amplificatore British usa questo tipo di configurazione con l'integrato, e come vedete l'estetica è sempre un cesso orrendo, una cagata vomitata, e quindi torniamo qua. Hanno una discendenza rispettabile, molto bene, ma sfortunatamente nessuno è riuscito a testare l'amplificatore a pieno per un po' di tempo. Collega il Lexon Stereo a un paio di casse non proprio sensibili, diciamo un po' insensibili, spara il volume, e prima che tu te ne accorga lo stadio di uscita si surriscalda, va in corto e manda 160 watt, la power supply di 160 watt a incontrare il suo creatore. Praticamente l'amplificatore si fotte, questo cazzo di amplificatore si fotte. Qui parla di agghiacciante, come si dice, unreliability, vuol dire insomma non è l'agghiacciante inaffidabilità dell'Lexon Stereo per come viene spedito, dice. Ecco, messo insieme un paio di casse molto sensibili, suona veramente bene, ma possiamo tirar fuori solamente pochi watt da questo amplificatore sfortunato, perché non ce la fa, dice che non ce la fa oppure si fotte, e quindi così. È pesante nel suono e tutte queste cose qua, insomma ne parla bene come suono, però si fotte. La Lexon assicura che tutti i futuri stereos saranno forniti con una letta di raffreddamento adeguata, quindi si tratta secondo loro di un problema di raffreddamento sull'Lexon Stereo, e io a questo punto suppongo anche sull'Lexon Stereo Plus, perché è la seconda volta che mi si fotte questo amplificatore. Ora purtroppo qua non vedo foto della letta di raffreddamento, ah ecco, sì. Cioè, questo è l'accoppiamento, c'è questa cagata di ferro, di ferraccio recuperato da un pezzo di lavatrice, avvitato ai transistor qua sotto, e poi appoggiato a un alettone di raffreddamento che qua si vede scuro, questo qua. E quindi, boh, non mi dà proprio l'impressione di un bel sistema per raffreddare. Dovrò verificare meglio, c'è un accoppiamento termico tra i transistor e questa lamiera di lavatrice, e poi c'è un altro accoppiamento termico tra la lamiera di lavatrice e il dissipatore nero che vedete qui. Quindi, boh, magari cercherò di inventarmi qualcosa di meglio. Questo è tutto, non so quando riuscirò a mettere mani su questo amplificatore, quindi, boh. Vedremo che cosa riuscirò a tirar fuori da questo oggetto.
Magari è questo fottuto, potrei anche prenderne uno. Però sti cazzi poi si vede. Ma dubito che lui possa creare i danni che ha creato. Tra l'altro ho rischiato di bruciare le casse, perché quando l'ho acceso, che era guasto, sembrava mandasse la corrente diretta direttamente sulle casse, cioè non è stato un bel suono quello che ho sentito. E quindi tutto qua. Io l'Exxon stereo non ne ho trovati, sì, c'è lo stereo qua, c'è un altro hi-fi l'Exxon di seconda mano, però boh, ma me ne foto, cioè devo cercare di riparare il mio perché non posso ascoltare la musica, quindi va bene. Questo video per adesso finisce qua, parte 1, la parte 2 verrà chissà quando. Se vi piace lasciate un like, sottoscrivetevi e fate insomma quello che volete. Grazie per avermi seguito.